queste sono le mie disclosure e questa è una disclosure praticamente di Thermo Fisher che devo praticamente mostrare. Ora, per collegarmi al discorso che faceva praticamente già Massimo, farò una breve introduzione per capire il perché noi abbiamo o avremo nell'immediato futuro bisogno di passare a Next Generation. Questa è una pubblicazione del 2018 che indica il trend di crescita delle terapie genomically targeted e genomically informed negli Stati Uniti. Cosa sono queste? Le genomically targeted sono le terapie nei quali c'è un'alterazione genomica e tu utilizzi il farmaco indirizzato contro l'alterazione genomica. Tanto per capirci, c'è cioè una mutazione GFR, un utilizzo inibitore di GFR. E terapia genomica informed si riferisce invece ai casi in cui l'alterazione genomica ci dà un'indicazione indiretta della terapia da effettuare. Ad esempio, mutazioni di RAS, il carcinoma corretto, mutazioni di RCA, nel caso del carcinoma dell'ovaio, non abbiamo i due specifici, ma utilizziamo altri farmaci. Allora, questo è il trend in crescita dal 2006 al 2018, una crescita costante della frazione di pazienti per i quali sono disponibili delle terapie che in qualche modo sono informate dal profilo genomico, ma questo fino al 2018, quello che noi ci aspettiamo ora è un aumento ulteriore esponenziale, a cominciare dal tumore polmonare, in particolare dall'adenocarcinoma. Noi finora abbiamo a disposizione in Italia solo farmaci per le mutazioni di EGFR, per le fusioni di ALK e ROS e più recentemente per le mutazioni di RAS. Questo scenario cambierà, non è tra 10 anni, da pochi mesi, perché già ci sono terapie approvate anti-RET da FDA disponibile per le fusioni di RET disponibili appunto negli Stati Uniti, penso tra pochi mesi anche in Europa. Ci sono tre diversi farmaci approvati per i pazienti che hanno alterazioni di MET, in particolare Methotrexate, il Crizotinib, ma anche il Capmatinib e il Tecotinib. Abbiamo poi dei dati molto interessanti per cui questi farmaci potrebbero essere disponibili il prossimo anno, sia per mutazioni tra parassi, in particolare tra parassi OGC, non indicate qui in questa diapositiva, ma anche per mutazioni RB2, come in particolare dei coniugati di anticorpi con farmaci chemioterapici, e qui abbiamo poi il TRAC, che come sapete è un marcatore agnostico, per non parlare poi di altri farmaci che sono un po' più indietro nello sviluppo. Allora, cosa accadrà da qui alla metà del prossimo anno? Che probabilmente nel tumore polmonare, non a piccole cellule, adenocarcinoma, avremo terapie target per circa il 50% dei pazienti e un progresso notevole, ce lo aspettiamo anche in altri tumori, immediato, da qui a un anno, nei tumori della tiroide, nel cholangiocarcinoma, ma poi ci sono tante altre novità che stanno praticamente arrivando. Allora, questa è la prima. Professore Normanno, Prego. sono Valentina Borgese. La prego di avvicinare un poco di più il suo microfono verso Sì, io la. sto parlando dal telefono, quindi non sto parlando dal telefono. Ah, Ok. perché Cerca di sentiva un po' alzare un male. po' più la voce, sì. Va bene. Allora, Grazie. questo è il quadro a cui noi andremo incontro praticamente da qui a non molto. Ci troveremo di fronte alla necessità di dover andare a identificare alterazioni genetiche in diversi geni, ma anche diversi tipi di alterazioni geniche. Avremo mutazioni puntiforme, avremo amplificazioni geniche ed avremo dei riarrangiamenti che determinano la formazione di geni fusioni o altre alterazioni complesse come Methotrexate. Allora, c'è sempre la solita diatriba. Cosa facciamo? Utilizziamo delle metodiche standard, che ad esempio il sequenziamento, la FISH, il mistoquino, dove possibile, o piuttosto passiamo all'utilizzo di Next Generation Sequencing. Ora io vi dico che credo sia evidente a tutti quelli che fanno ricerca clinica e diagnostica molecolare nei tumori polmonari che le quantità di tessuto e i tempi necessari per poter andare a fare tutte queste determinazioni con metodiche standard non sono compatibili con quella che è la reale situazione clinica, questo è il motivo per il quale noi dobbiamo passare al Next Generation Sequencing. Ora ci sono tutta una serie di linee guida che lo suggeriscono. L'ultima è questa pubblicata da ESMO poche settimane fa, una raccomandazione all'utilizzo di NGS nella diagnostica di tumori solidi. Come vedete, nella daily practice
L'NGS è raccomandata in tumori del polmone, in misura minore per il carcinoma del colon, prostata, colangiocarcinoma, carcinoma degli ovari, cancro membranoso e poche altre indicazioni. Poi viene anche raccomandato, e viene essenzialmente raccomandato, di utilizzare dei pannelli che sono in grado di andare a individuare le mutazioni di livello 1, che poi sono quelle, diciamo, i marcatori pronti per essere utilizzati nella pratica clinica, a quelli che vi ho descritto prima. È vero anche però che poi c'è una raccomandazione per i centri praticamente che fanno clinical research, cioè di utilizzare pannelli anche più ampi per favorire l'accesso dei pazienti a studi clinici e a terapia innovativa. Quindi siamo quindi in una fase in cui abbiamo questa necessità sempre più urgente, ormai non più rinviabile, di passare ad un utilizzo di multigene NGS, e da questo punto di vista oggi discutiamo di una possibile soluzione che è offerta da Thermo Fisher. La soluzione offerta da Thermo Fisher è basata su questo pannello, l'Oncoman Precision Assay, che è un pannello in grado di andare a determinare diversi tipi di alterazioni genetiche, mutazioni, copy number variation e fusioni in 50 geni. Questo è l'elenco dei geni. Naturalmente questo è un pannello pan-cancer, anche se di fatto praticamente c'è una, in qualche modo, una focalizzazione sui soprattutto tumori polmonari, che chiaramente rappresentano il target più rilevante. Uno dei problemi principali che noi abbiamo è quello però della individuazione delle fusioni che spesso possono essere espresse a basso livello e che possono praticamente poi anche avere sia dei partner conosciuti, ma anche dei partner non conosciuti. Questo accade frequentemente, per esempio, per entrare ancora di più nel caso di FGSS. E quello che offre come soluzione praticamente Thermo Fisher da questo punto di vista è l'utilizzo di una doppia approccio: da un lato si utilizzano dei primer per identificare le fusioni note, dall'altro si utilizza questo approccio praticamente del exon imbalance, dello sbilanciamento ciclo primo 3 primo imbalance, e poter identificare delle fusioni in cui il partner o il breakpoint non siano praticamente note. Ora, quello che io diciamo, la novità però principale, secondo me, non è tanto rappresentata dal pannello, che grosso modo è simile ad altri pannelli che erano già stati presentati da Thermo Fisher, ma soprattutto dal sequenziatore, dal GeneXus, che è un sistema completamente diverso da quello che dai precedenti sistemi. Questo è un sistema che utilizza una fluidica innovativa, è un sistema praticamente completamente automatizzato, che può completare un ciclo di sequenziamento in una sola giornata. Ma quello che io vi dico è che questo è un sequenziatore estremamente semplice da utilizzare, che forse potrei utilizzare addirittura anche io, che sono notoriamente legato. Praticamente questo macchinario utilizza delle strip con dei codici di colori, e se sbagliate a un certo punto ad inserire la strip, vi segnalerà che hai inserito la strip sbagliata e che devi cambiare praticamente, e c'è un errore nelle tue procedure e ti blocca, non ti fa andare avanti. Quindi, come capirete, questo rende molto più semplice l'esecuzione del test e fa sì che anche un tecnico con una media esperienza di biologia molecolare possa riuscire a utilizzare questo macchinario. D'altronde, la soluzione sarà poi completata anche dall'impiego, veramente dallo sviluppo di questo sistema di purificazione automatizzato, che quindi completerà, diciamo, l'automazione di tutto il sistema. Quello di cui io vi parlerò poi più in dettaglio oggi, però, è uno studio, un'esperienza che insieme con i colleghi di Oporto, di Basilea e di Berlino abbiamo fatto come valutazione iniziale, praticamente, dell'utilizzo del GeneXus. Quello che abbiamo fatto, abbiamo preso una serie di campioni, sia di tessutali ma anche alcuni campioni di plasma, questo perché la macchina e il pannello possono analizzare sia il tessuto che il plasma. Abbiamo preso questi campioni, che hanno già naturalmente delle alterazioni genetiche note, ed abbiamo praticamente li abbiamo realizzato con il GeneXus, e poi abbiamo messo insieme in qualche modo le nostre esperienze. Questa è la tipologia di campioni che abbiamo analizzato: 45 campioni con una prevalenza di polmone, questo non ci stupisce, che è anche l'interesse principale di questi campioni del polmone, con una cellularità che in un 20% dei casi era al di sotto del 30%. Questo
Queste sono le mutazioni che abbiamo individuato, ancora una volta un arricchimento di mutazioni di EGFR, questo ce lo aspettiamo perché abbiamo arricchito soprattutto tumori polmonari, perché ci sono mutazioni puntiformi, ma anche delle lesioni, anche alcune alterazioni un po' più complesse, e poi mutazioni di eritrei, di tapparastri, di due, sono tutte mutazioni potenzialmente actionable. Abbiamo individuato varianti a diversa praticamente frequenza allelica, andando fino al 2,79% di frequenza allelica, e qui vedete come ci sono alcune mutazioni di KRAS anche a bassa frequenza allelica, perché la KRAS G12C, di cui dicevo, avremo presto a disposizione uno, forse più farmaci nella nostra pratica clinica, individuate anche a livelli intorno al 5% di frequenza allelica. Quando abbiamo paragonato il risultato ottenuto con Genexus rispetto ai dati che avevamo, di test che erano stati eseguiti con vari pannelli di NGS, non solo del Tecnotissue, ma anche di Illumina, vede come in termini di sensibilità e specificità abbiamo avuto degli ottimi risultati con delle concordanze che sono superiori al 94-95%. Direi che poi un minimo di differenza ce lo aspettiamo sempre quando utilizziamo magari un diverso campione, un diverso DNA da un'analisi all'altra. I nostri campioni contenevano anche alcune praticamente geni con variazioni di copy number variation, in realtà amplificazioni, e qui vedete che anche in questi casi queste sono state sempre identificate dal Genexus. Vi mostro poi in dettaglio i dati che riguardano i campioni che abbiamo testato nel nostro centro. Noi abbiamo avuto un 100% di concordanza rispetto ai dati che avevamo precedenti. In realtà poi Genexus copre anche delle aree che erano coperte dai pannelli che avevamo utilizzato, quindi queste in rosso sono mutazioni addizionali che sono state identificate, ma sulle mutazioni, diciamo, che erano coperte dal pannello che noi utilizziamo nella nostra routine clinica, c'è stato un 100% di concordanza, e questo anche per quanto riguarda il copy number variation. Le fusioni naturalmente rappresentavano forse una delle applicazioni più interessanti. Qui avevamo campioni di polmone, glioblastoma e di altri tumori. C'erano 14% dei casi con una cellularità neoplastica di sotto del 30%, e queste sono le diverse fusioni che sono state identificate per FGFR3, ALK, BRAF, RET, ma anche in TRAC, MET, come indicato in questa diapositiva. Per altri in particolare c'erano quattro fusioni, due avevano come partner EML4 e due invece avevano dei partner non identificati, quindi erano delle nuove fusioni. Allora, quando abbiamo paragonato praticamente il risultato di Genexus con i risultati delle altre tecniche standard, abbiamo avuto una sensibilità del 96%, in realtà a non essere identificata era solo una fusione di MET, e la cosa più interessante è che anche le due praticamente fusioni con partner non conosciute di altri venivano entrambe identificate grazie al saggio di sbilanciamento 5'3', quindi ha funzionato bene nell'identificare la presenza di una fusione genica. Questo è vero anche per altre fusioni, NTRK, praticamente RET, queste sono fusioni che sono state identificate dagli saggi specifici, come vedete, anche il saggio 5'3' in balanza aveva funzionato bene, quindi queste sono tutte, cosa ci fa pensare che in caso di fusioni con partner non conosciuti, questo saggio sia in grado comunque di identificare la presenza della fusione immediata retta. Infine, abbiamo analizzato anche una piccola coorte di campioni di biopsia ligia prevalentemente da tumori polmonari. Quello che voglio sottolineare è che la quantità raccomandata è 20 nanogrammi per il test, si consiglia di non scendere di sotto i 10 nanogrammi, c'era una quota nel nostro caso, però si dice che il 25% dei casi che era al di sotto dei 10 nanogrammi, come sapete questo cambia spesso nella pratica clinica, nella ricerca clinica, di avere una bassa resa di DNA tumorale circolante. Queste sono le diverse mutazioni che sono state identificate dal Genexus su biopsia ligia, NGFR, KRAS, TGQ3, BRAF e così via, e questi sono invece il livello di concordanza con gli altri test,
abbiamo anche qui, nel suo caso, un'ottima concordanza in termini di sensibilità e soprattutto di specificità tra il Genetus e le praticamente analisi con altre tecnologie. Questi sono i dati della nostra centro, e l'unico in realtà caso che in tutto lo studio ha dato una discordanza è capitato a noi, un falso negativo. Si trattava di una deletione recessiva leggera, una deletione abbastanza comune. Vi faccio notare come l'input di DNA, in questo caso del nostro test, era limitato, sono 6,3 nanogrammi. In un'analisi eseguita con l'oncoma in pancreatico ci ha dato questa variante, una frequenza del 4,23%. Questa variante non è stata chiamata da Genetics, ma in realtà era presente ad una frequenza allelica del 0,73. Per questo input di DNA, l'LOD qui è intorno all'1%, quindi questo è il motivo per cui il software non l'ha chiamata. Cosa è accaduto? Beh, probabilmente qui in realtà abbiamo eseguito un test sul plasma fresco, abbiamo trovato il sesso di DNA, l'abbiamo analizzato immediatamente. Qui invece avevamo un campione congelato, quindi è possibile che ci sia stata una perdita di qualità, cosa che ci sembra vedere anche guardando in generale la resa praticamente del sequenziamento durante il congelamento. E queste sono le mie conclusioni, penso di essere rimasto ai tempi. Di fatto, ovviamente, il Geneclus e l'utilizzo del pannello praticamente OPA, in effetti, semplifica in maniera significativa quello che è l'utilizzo dell'NGS nel contesto della ricerca clinica e della pratica clinica. Sicuramente questa è una soluzione che potrebbe facilitare notevolmente l'uptake di tecnologie di NGS anche in laboratori che hanno una esperienza relativamente limitata in questa tecnologia. Naturalmente è necessario effettuare studi anche più estesi in termini di verifica e validazione. Vi ricordo che in ogni caso, quando anche prendete una nuova tecnologia, per quanto questo sia nel mondo, è necessario fare anche delle verifiche interne, e come avete visto, anche mettere insieme delle esperienze da parte più laboratori può essere molto utile. E questo devo dire è un'iniziativa che Thermo Fisher ha fatto sempre e per cui va il mio applauso, perché riuscire a mettere insieme gli sforzi, per cui a valutare le casistiche, capire meglio come funzionano apparecchiature e pannelli e soprattutto incrementare la conoscenza, potersi scambiare, favorisce la condivisione delle esperienze tra i diversi centri. Quindi il mio ultimo ringraziamento, oltre che a Thermo Fisher, va anche agli altri colleghi di Basilea, di Berlino e Aeroporto che hanno partecipato a questo studio.